Cosa fare dopo l'infarto del miocardio una volta che il paziente è stato dimesso dall'ospedale? Cosa fare già durante l'ospedale? Quali farmaci prescrivere? Quali attenzioni porre? Ci facciamo spiegare questi temi cruciali per oltre 100.000 pazienti italiani dalla dottoressa Stefania Angela Di Fusco, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento che ha fatto il punto sul rischio cardiovascolare residuo organizzato da Sencora Pharmalex e supportato in maniera non condizionante da Amarin. Dottoressa Di Fusco, dopo un infarto del miocardio, nei 12 mesi successivi un paziente su 5 può andare incontro a un ulteriore evento che purtroppo in una parte dei casi ha un esito fatale. Dunque è importante che questo non succeda. Ecco, che cosa si può fare appunto per evitare il secondo evento o magari il terzo? Allora, in effetti, dopo un infarto è importante mettere in pratica tutta una serie di trattamenti che hanno dimostrato ridurre il rischio di nuovi eventi. E questi prevedono quindi interventi nei confronti del colesterolo, della pressione alta e di tanti diversi altri fattori di rischio, la cui gestione ottimale permette effettivamente di ridurre il rischio di un nuovo evento nel tempo. Vediamo che però nella pratica sappiamo che anche quando questi trattamenti vengono messi in pratica, vi è una parte di questi pazienti che poi va incontro ad un nuovo evento, che può essere lo stesso evento o anche un evento diverso, ma che comunque, diciamo, ha un impatto nella storia del paziente e quindi c'è necessità di intervenire in maniera aggiuntiva rispetto a quello che si fa tradizionalmente. Ecco, ma perché questo succede? Oltre al colesterolo, alla pressione elevata, ci sono altri fattori di rischio che poi incidono sul rischio cardiovascolare residuo? E la ricerca in effetti ci ha dimostrato che oltre a questi fattori tradizionali abbiamo dei fattori che possiamo dire dei fattori che aumentano ulteriormente il rischio. Tra questi, quelli individuati e per i quali è in corso di valutazione un possibile trattamento, abbiamo la lipoproteina A, vi è poi l'infiammazione che storicamente è stata riconosciuta come un fattore che contribuisce alla malattia aterosclerotica e per la quale c'è anche una possibilità di trattamento, anche se poi nella pratica non vi è un'indicazione specifica all'utilizzo di trattamenti antinfiammatori per la prevenzione secondaria. C'è poi un terzo fattore di rischio aggiuntivo rispetto ai due che ci ha già detto, che è quello dei trigliceridi elevati. Perché i trigliceridi elevati sono dannosi? A che livelli bisogna fare attenzione e si può fare qualche cosa? Sì, in effetti tra i lipidi presenti in circolo abbiamo anche i trigliceridi che condizionano un ulteriore aumento del rischio in aggiunta al colesterolo. In effetti anche chi ha un livello di colesterolo ben controllati, se ha dei livelli di trigliceridi aumentati, ha un rischio di eventi cardiovascolari aumentati. Di quanto aumentati, dottoressa? Ecco, le linee guida fanno riferimento a un valore ben preciso che è 150 mg per decilitro. Cioè quando i livelli superano questo valore abbiamo un paziente che ha un rischio addizionale di eventi cardiovascolari e ci sono degli studi che hanno dimostrato che la possibilità di intervenire sul rischio associato ai livelli di trigliceridi elevati dimostrando la possibilità di ridurre il rischio quindi di eventi cardiovascolari maggiori. Parliamo di mortalità cardiovascolare, infarto non fatale, ictus non fatale, rivascolarizzazione coronari, cangine stabili, quindi si tratta di un fattore di rischio per il quale esiste a disposizione già una possibilità di intervenire con un trattamento mirato. Dottoressa, che messaggio possiamo dare ai clinici e ai suoi colleghi impegnati in tutta Italia nelle unità coronariche per assistere questo tipo di malati? Allora, è importante tenere presente che ci sono dei fattori di rischio stabiliti e per i quali abbiamo un trattamento, quindi abbiamo detto colesterolo, ipertensione, ma ci sono anche dei fattori di rischio aggiuntivi da non trascurare perché condizionano la possibilità di nuovi eventi. Quindi l'importanza di andare a valutare questi fattori come appunto i trigliceridi in circolo e eventualmente diciamo, intervenire per ridurre il rischio associato a questi fattori aggiuntivi.